diretta dal convegno New Insurance Day, siamo in presenza del dottor Veltri di BNP Paribas Cardiff, che saluto, al quale io le pongo questa domanda. Qual è il ruolo strategico e il vantaggio che possono avere i player di banca assicurazione? Beh, crediamo che la banca assicurazione possa giocare un ruolo molto strategico nel passare da un approccio assicurativo rimborsuale a gestire più un percorso di cura e prevenzione, quindi entrare nell'ecosistema salute. La banca assicurazione ha una conoscenza del cliente che va oltre quella assicurativa, che vuol dire essere lì in tutti i momenti importanti, ma vuol dire anche conoscere meglio i suoi rischi e quindi seguirlo meglio nel suo percorso prima che si avvali, no? Quindi entrare nel life cycle. E poi la banca assicurazione è network, è ecosistema per definizione, no? La banca è una piattaforma che distribuisce prodotti vari. Ecco, crediamo che la salute in particolare sia sempre di più un ecosistema, quindi la banca assicurazione può diventare un pezzo del puzzle, non dell'assicurazione sanitaria, ma del percorso salute. Ecco, proprio a proposito di ecosistema, parliamo di Unica BNL. Avete lanciato proprio questo progetto e avete creato un ecosistema dedito alla prevenzione e alla cura. Io volevo chiederle qual è stato il percorso per arrivare fin qui, poi naturalmente qual è il ruolo dei fornitori, dei player in questo percorso e quali saranno i prossimi passi successivi per lo sviluppo ulteriore di questo importante e interessante progetto. Beh, Unica è un po' figlia di tante cose che abbiamo fatto in questi anni, quindi la convergenza di vari progetti è figlia di Habitat, che è stata la prima polizza casa connessa che abbiamo lanciato nel 2014, quando abbiamo capito che il cliente non voleva essere rimborsato, ma voleva che lo aiutassimo a prevenire i danni. Quindi parte Unica da questo concetto di prevenzione, che quindi la salute è diagnostica, è quello che c'è prima della cura. È figlia dell'Open Fab, che è un contest che facciamo da 5 anni oramai per cercare compagni di viaggio in open innovation, startup, e in questo percorso degli anni abbiamo incontrato tante startup interessanti, molte nell'ambito salute, e sono diventate parte del nostro sistema, ecosistema. Unica BNL ha 10 fornitori oltre quelli abituali di una compagnia. La complessità è proprio questa: gestire tanti partner, ognuno che ha un'eccellenza in un ambito, dalla cardiologia alla customer experience all'app, che è un ruolo un po' mestiere nuovo per l'assicurazione. Questa piattaforma adesso è scalabile. Siamo partiti con un'app che gestisce tutto il percorso salute, dalla televisione alla cartella clinica. Poi evolverà verso la nutrizione, non in ambito wellness o dietetico, ma proprio in ambito salute, integrazione con i device, IoT, quindi abbiamo creato, diciamo, una piattaforma, e questa piattaforma scalerà man mano che saliranno a bordo altri compagni di viaggio. Ringrazio per questo suo interessante intervento. Grazie a voi.